col suo ottimismo di speranza e di fiducia, il presidente Napolitano su Gio Bassi ha detto un passo avanti, c'è tanto da fare. E io la penso come sempre come il Presidente della Repubblica, c'è ancora molto molto da fare, non soltanto sul piano del lavoro, c'è da sistemare la delega fiscale che ha ripercussioni anche su iniziative e investimenti come quelli che abbiamo visto oggi, c'è da lavorare e da dare una bella scossa alla riforma della pubblica amministrazione, però il punto centrale è che l'Italia politica si è rimessa in moto, si è rimessa in movimento, l'Italia politica ha iniziato a fare le cose che dopo tanti anni non si facevano, però è un'Italia che non è l'unica Italia, c'è un'Italia che continua a fare le cose. È l'Italia degli investimenti, è l'Italia delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori. C'era accanto all'amministratore delegato Mondo di Philip Morris, c'era la rappresentante dell'RSU di questo stabilimento. C'è l'idea che mettendoci tutti un po' di impegno le cose migliorano. Qui 500 milioni di euro di investimento di una grande azienda mondiale, 600 posti di lavoro diretti, non riusciamo neanche a calcolare gli indiretti, tecniche innovative all'avanguardia. Ci sono tutte le condizioni perché l'Italia tra qualche anno, superata la crisi, torni a fare il suo mestiere, che è il mestiere di leader mondiale. E quindi io da questo punto di vista continuo a praticare l'ottimismo non come scelta a casaccio, ma come assoluta convinzione. Questo paese, se smette di far polemiche e di litigare e di trovare tutti quelli che dicono non ce la faremo mai, per questo paese è tranquillamente in condizione di farcela. E oggi è un giorno bello, perché comunque questo investimento a Zola Predosa fatto dalla Philip Morris è un investimento che ha vinto competizione internazionale, poteva essere in altre città, c'era la Germania, altri paesi che volevano questo investimento, grazie alla saggezza degli amministratori locali e alla disponibilità e dell'impresa, dell'azienda, dei manager e alla qualità dei lavoratori. Oggi siamo qui a festeggiare, però poi bisogna correre perché tra 18 mesi lo stabilimento deve essere pronto. Presidente, a Genova l'ennesima alluvione, l'ennesima tragedia. Mi sembra molto grave, il ministro Pinotti è lì da stamani mattina, in rappresentanza del governo, domani ci sarà Franco Gabrielli, lunedì andrà su Erasmo D'Angelis, perché come sapete il nostro governo ha messo al centro il tema del dissesto idrogeologico e purtroppo in tante vicende emergono fenomeni difficili e sconcertanti, ad esempio il fatto che opere pubbliche siano bloccate dalla burocrazia. Non è detto che sia la mancanza di quell'opera pubblica l'unica causa di ciò che è accaduto, non facciamo conclusioni affrettate, conclusioni che dovranno aspettare agli organi competenti a partire dalla magistratura, ma certo per il governo è un'assoluta priorità sbloccare le opere pubbliche che sono ferme da anni per colpa di ritardi, ricorsi, in questo caso c'era stata una gara, poi c'era stato un ricorso, un controricorso al TAR e il cantiere era bloccato anche per questo. Io la vedo così, c'è l'assoluta necessità di davvero sbloccare l'Italia, evitare di far lavorare soltanto gli avvocati con i ricorsi e far lavorare gli operai che mettono a posto le opere pubbliche che mancano. In Liguria, a Genova, è la seconda volta nel giro di qualche anno, era già accaduto in questo scorcio di fine estate in altre zone del paese, era stato a Senigallia, era stato nel Gargano. Credo però che sia assolutamente fondamentale oggi, che passata la prima fase, anch'io ando su a Genova a parlare con il sindaco, il presidente della regione, per assicurare sull'impegno del governo, e fatemi dire una parola, oltre che di solidarietà alla famiglia della vittima, a tutti coloro i quali hanno subito danni. Il mio pensiero in questo momento va in particolar modo a quei commercianti che avevano avuto il negozio distrutto dall'acqua 3 anni fa, erano ripartiti e adesso si sono trovati di nuovo in ginocchio. Ecco, io vorrei rassicurarli sul fatto che trovando le opportune soluzioni giuridiche noi non lasceremo soli coloro i quali vogliono ripartire e saremo pronti a fare la nostra parte. Adesso è il momento della responsabilità, ora è il momento del fango, è il momento di spalare, il ministro Pinotti è su, siamo pronti a intervenire in tutte le forme. Domani ci sarà il capo della Protezione Civile che ha risposto subito in modo veloce, da lunedì la discussione però deve essere su come sblocchiamo le norme, perché non è possibile che ci siano situazioni di difficoltà anche in alcuni casi legate
ai ritardi della burocrazia, cioè se il problema è l'acqua perché piove tanto è comprensibile, se il problema è la mancanza di strutture di opere pubbliche per cui c'è già il finanziamento ma ci sono dei ricorsi al TAR, allora bisogna cambiare qualcosa anche a livello di norme. Buon lavoro, grazie.